Vediamo un'altra piccola applicazione base del box modeling, indagando sempre sui comandi, con un'applicazione alla modellazione tipica dei tutorial vecchi di 3D Studio Max. Un po' un classico. Costruiamo un cilindro 90x200 con la stessa proporzione 9x20, 6 segmenti in altezza e 15 lati. Per avere una faccia allineata con le coordinate, lo portiamo anche di 12 gradi lungo Z. Bene. Clicchiamo col tasto destro, converto di double poly, selezioniamo polygon, clicchiamo sul cap e ne facciamo l'inset, creando il bordo di questa tazza. Dopodiché extrude un paio di segmenti, fin quasi a raggiungere il bordo. Queste cose possono essere fatte anche a livello numerico, ma ci interessa poco. Torniamo al pannello Create, andiamo nel pannello Create Lines e costruiamoci il manico. In front e in left la stessa cosa. Facciamo una prima linea un po' più grande, poi una seconda, poi una terza, un po' più corta, perché poi i manici non vanno ad interferire. Usiamo il comando specchia, lungo Y, copy, e portiamo questa copia in basso. Ora, selezioniamo nuovamente il cilindro, andiamo a cercare la faccia che è perpendicolare alla nostra spline. Questa non è una cosa importantissima, però per completezza di costruzione ora la utilizziamo. E andiamo a fare l'inset di queste due facce. Selezioniamo la superiore, extrude long spline settings e clicchiamo sulla spline. Da qui, è importante, almeno a livello visivo, potete aggiungere dei segmenti se vi sembra troppo tassellata. 11 per esempio potrebbe essere un buon valore. Se c'è qualche errore di incartamento della mesh, non vi preoccupate, perché poi smusseremo tutto. È importante che questo segmento sia parallelo. Attenzione, potrebbe non capitare, siete costretti a ruotarla. Attenzione a questo comando perché non è fatto benissimo ancora, non ha un grado di raffinatezza paragonabile agli altri, quindi qualche problema ve lo darà sempre. Cliccate nuovamente su Settings, questa volta scegliete la spline bassa, in basso, e otterrete l'opposto. Ora qui potremmo usare moltissimi modi per congiungere questo manico. Ne usiamo uno un po' particolare che può servire. Selezioniamo tutte e due le facce con Ctrl e le cancelliamo in modo da lasciare un buco. Dopodiché, con la superficie selezionata, andiamo a cliccare su Create e sfruttiamo i punti della superficie. Chiudere il nostro buco. Si poteva fare sicuramente con border, sarebbe stato anche molto più preciso, però anche questo è un comando che, siccome serve moltissimo nel box modeling, è giusto conoscere. Si può usare anche target point, si può fare in tantissimi modi. Cambia il cursore quando siete sul punto, quindi è difficile sbagliare. Soltanto fare un po' attenzione ai punti che prendete. Eccolo qui chiuso. È continuo, è completo. Non ci resta che provare a smussarlo in automatico, magari con Turbo Smooth, che almeno all'inizio è molto comodo. Ecco qua il risultato. Una cosa importante da vedere è che molte modifiche possono essere fatte dopo.
senso, vedete questa parte qui, che è bombata in questa maniera, tende a concentrare tutto in un punto. Per correggere questo difetto, la cosa migliore, tornare un attimo nei double poly, cliccare sul polygon, cliccare sul fondo e fare un paio di inset. In modo che quando poi sarà smussata abbia più punti su quale lavorare. Il difetto c'è sempre all'interno, correggerlo ci potrebbe aiutare magari più avanti, però non è più così evidente a livello di visualizzazione.